Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Benvenuti su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra Tria cerca l'inutile compromesso. Boeri IMS, conti sbagliati sulle pensioni. Fisco salta lo sconto sulle cartelle. BTP Italia parte l'asta, cedola minima all'1,45%. Artoni, questo non è il momento per comprare BTP. Deutsche Bank Financial Advisor batte il 5 nel reclutamento. La legge di bilancio italiana resta al centro dell'attenzione italiana e internazionale. Mentre procede il lavoro parlamentare con la ridda degli emendamenti alla Camera, il ministro Giovanni Tria dovrà tentare in extremis di evitare all'Italia la procedura di infrazione UE. Lo potrà fare nel corso dell'Eurogruppo straordinario sulla riforma dell'Unione Monetaria. Il prossimo 21 novembre, infine, la Commissione Europea pubblicherà l'opinione sulla legge di bilancio e il rapporto sul debito, un passo che potrebbe appunto portare all'apertura della procedura di infrazione contro il nostro Paese per il deficit eccessivo nell'ambito del mancato calo del debito. L'Eurogruppo sarà l'occasione per una serie di faccia a faccia con gli altri leader europei in un ultimo tentativo di dissiparne timori e perplessità al fine di evitare un definitivo approfondirsi delle fratture. I conti sono sbagliati, ora l'INPS rischia l'assalto. Parole di Tito Boeri, presidente dell'INPS. Il riferimento è alle scelte in materia di pensioni adottate dal governo, che dal prossimo anno istituirà la quota 100, un sistema che consente di ritirarsi dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi. Le previsioni di spesa dell'esecutivo legale a questa misura sono di 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi all'anno dal 2020 in poi. Tuttavia, per il presidente dell'INPS, si tratta di stime che potrebbero rivelarsi ottimistiche negli anni a venire. Niente coperture e lo sconto salta. Il governo si sta confrontando con le perplessità dell'influente ragioneria dello Stato sull'opportunità di introdurre una definizione agevolata per gli omessi versamenti. Una misura che consentirebbe di mettersi in regola, ottenendo la cancellazione delle sanzioni, a chi ha dichiarato ma poi non è riuscito a versare le imposte. Dubbi anche sul cosiddetto saldo e straccio, la misura che prevederebbe una sanatoria per le cartelle per i soggetti in difficoltà con tre aliquote, 6, 10 e 25% e un ISE fino a 30.000 euro. Una sfida tra la Lega e i tecnici che si annuncia serrata. È partita la 14ª edizione del BTP Italia. Si tratta di un'asta con caratteristiche speciali che, fino a mercoledì 22, sarà aperta al pubblico, mentre la giornata di giovedì 23 sarà dedicata agli investitori istituzionali. Per tutti i titoli di Stato la tassazione è pari al 12,5% e a chi acquista BTP all'emissione non sono applicate commissioni dalle banche. Venerdì 16 è stata definita la cedola minima garantita pari all'1,45%, oltre le attese degli analisti, un rialzo dovuto alle tensioni sullo spread partite in primavera dopo la formazione del nuovo governo e primi dettagli sulla manovra. Con una cedola di questo livello il titolo può raggiungere un rendimento complessivo del 2,6%, ovvero lo 0,35% in più sopra la curva dei BTP nominali. Si sta per chiudere un anno molto complicato per le azioni italiane e per i BTP. Fino a quando non sarà chiaro che i timori per il paese sono infondati, gli stranieri penalizzeranno l'Italia, sottolinea Fausto Artoni, fondatore di Impact Sim ed ex gestore di Azimut. A chi in questo momento è tentato di comprare BTP sul mercato secondario, visto il crollo delle quotazioni e ricordando come andò nel 2011, quando poi nel giro di pochi mesi lo spread tornò a scendere dopo aver superato quota 500, Artoni risponde: oggi lo scenario è completamente diverso, man mano che i prezzi scendono si possono incrementare le posizioni, ma non ci sono ancora le condizioni per essere aggressivi negli acquisti. Deutsche Bank Financial Advisor, la rete dei consulenti finanziari guidata da Silvio Ruggiu, annuncia l'arrivo di 5 nuovi professionisti nelle aree centro e nord-ovest. Nell'area centro, coordinata dall'area manager Stefano Capanna, si aggiungono al team Elisabetta Orru in Sardegna, proveniente da San Paolo Invest, Luca Simoni in arrivo in Toscana da Banca Generali e Chiara Fenu dalla nuova Banca delle Marche, che va a rafforzare la squadra dei consulenti finanziari nel Lazio. Nell'area nord-ovest, coordinata da Fabrizio Allasia, i nuovi ingressi riguardano invece la Liguria, dove da Banca
Bianca, a Mediolanum arriva Massimo Pezzica e in Piemonte, dove raggiunge la squadra Salvatore Guzzo, da Veneto Banca. Il consiglio del giorno proposto come sempre da finanzaoperativa.com è Danieli, confermato outperform da Mediobanca con target a 25,4 euro dopo l'apertura in mattinata a 15,82. La società ha annunciato un contatto con US Nucor, gruppo statunitense di acciai. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV, a guidare la classifica un prodotto UBS, mentre ultima posizione per Selectra. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un caldo augurio di buon investimento. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.